Slot Zone. Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti. What's on? Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pellissetti. Da oggi fino al 29 gennaio 2023 la Fondazione Accorsio Metto di Torino presenta la mostra dal titolo Rinascimento Privato, che vede protagonisti tra gli altri Giovanni Martino Spanzotti, Giovanni Canavesio, Gandolfino da Roreto, Gerolamo Giovenone, Bernardino Lanino e Defendente Ferrari. L'obiettivo dell'esposizione, ospitata nelle sale del Museo Torinese, è quello di raccontare l'evoluzione della pittura piemontese tra la metà del 400 e la metà del 500. Il Festival Torino Danza prosegue con lo spettacolo Contemporary Dance 2.0 del coreografo Ofesh Schechter. In scena i danzatori di Schechter II, la compagnia di giovani artisti tra i migliori della nuova generazione internazionale di performer. Lo spettacolo debutterà alle Fonderie Limone di Moncalieri questa sera e anche sabato 22 ottobre alle ore 20.45. Da oggi fino a domenica 23 ottobre torna il Torino Vintage Kilo Festival, il più grande evento vintage al chilo d'Europa, che per questa occasione fa tappa alla stazione di Torino Porta Nuova. Il grande evento di vendita di abiti vintage al chilo torna in tour nelle grandi stazioni, percorrendo l'Italia su rotaia, fermandosi a Napoli, Roma, Milano e Torino. Via Stradella c'è la festa di via, si terrà durante la giornata di domenica 23 ottobre dalle 9 alle 19, negozi aperti, via pedonale, bancarelle, associazioni sportive, artigianato, prodotti tipici e giostre per bambini saranno alcune delle attrazioni di uno storico e sempre sorprendente appuntamento. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.